Fare il dittatore sembra facile, ma in realtà è un lavoro duro e dannatamente complicato. La vita di un vero dittatore richiede di controllare minuziosamente un'intera nazione, con polizia segreta, truppe militari, una rete di informatori e tanta, tanta propaganda. Ma fortunatamente, un dittatore può contare su un'ampia rete di confidenti, spioni e leccapiedi che farebbero di tutto per soddisfare i desideri del dispota, torture, bugie, omicidi e qualsiasi altra forma di violenza fisica e psicologica per tiranneggiare tutta la popolazione. E il leader supremo della Corea del Nord, Kim Jong-un, è la perfetta incarnazione di un vero dittatore. Si trova così a suo agio nel ruolo di tiranno, che non deve fare alcuno sforzo per farsi odiare in silenzio dal suo popolo e per stupire tutto il mondo con il suo comportamento, qualche volta pazzesco e altre volte incredibilmente ridicolo, come vedrete nella graduatoria dei 10 episodi più incredibili di Kim Jong-un, il leader supremo della Corea del Nord. Secondo indiscrezioni trapelate da ambienti diplomatici cinesi, il leader supremo della Corea del Nord si è sottoposto ad un intervento di chirurgia plastica per assomigliare al nonno, il cosiddetto leader eterno. Kim Jong-un è diventato il leader effettivo della Corea del Nord quando suo padre, Kim Jong-il, è inaspettatamente deceduto. Ciò ha reso Kim Jong-un il più giovane capo di Stato al mondo, all'età di soli 30 anni. Kim Jong-un, oltre alle esecuzioni pubbliche, agli omicidi segreti, all'infanticidio, alla tortura e alla deportazione, organizza metodi particolarmente emozionanti di esecuzione nelle occasioni speciali. Un suo generale, accusato di essersi ubriacato durante un periodo di lutto nazionale, è stato giustiziato a colpi di mortaio. Il leader supremo, nonostante l'odio profondo per gli Stati Uniti considerati un nemico da distruggere, è un grande tifoso di basket, in particolare della NBA americana e di Michael Jordan. Nel 2013 è riuscito ad invitare in Corea Dennis Rodman, famoso ex giocatore dei Chicago Bulls. Ha liquidato senza tanti complimenti anche lo zio, Yang Song-taek, uno degli uomini più potenti della Corea del Nord. Lo ha accusato di gravi crimini contro lo Stato e lo ha fatto fucilare. Kim Jong-un non era destinato a guidare la Corea. Infatti, il successore favorito era Kim Jong-nam, che venne però arrestato in Giappone mentre tentava di visitare Disneyland sotto falso nome, con un passaporto rubato della Repubblica Dominicana. Da giovane ha frequentato in gran segreto una scuola in Svizzera. I suoi compagni di classe, che non conoscevano la sua vera identità, lo ricordano per la sua incredibile e costosissima collezione di sneakers. Si faceva chiamare Paek.
Kim Jong-un è generale delle forze armate del suo paese, senza nessun addestramento né esperienza militare. L'esercito della Corea del Nord è il quarto più grande del mondo, con più di 1 milione di soldati e 8 milioni di riservisti. Il leader supremo Kim Jong ha un gruppo musicale pop, chiamato Moranbong Band, con il quale si è esibito in concerto di tanto in tanto. I pezzi più famosi del gruppo sono Omi e Patria pieno di speranza e Pensiamo giorno e notte al maresciallo. Le persone assassinate da Kim Jong-un sono innumerevoli e, nel caso di personaggi conosciuti, vengono anche rimossi dai registri pubblici e cancellati da tutte le foto ufficiali. Difficile immaginare cosa passa per la mente di un dittatore squilibrato e imprevedibile, ma è certo che è pronto a tutto pur di mantenere il suo potere assoluto sul paese. You